Siamo in diretta. Adesso, come al solito, prima di far partire l'incontro, facciamo un attimo le condivisioni. Oh mamma mia, qua cosa è successo? Allora, addirittura c'è chi sta commentando dei vecchi post pensando di essere che siano in diretta, ma non sono in diretta. Allora, se solo l'avessi saputo prima. Dunque. Dov'è la pagina? Se solo l'avessi saputo prima. Intanto, ciao Valentina, buonasera. Ben trovati. Allora, condividi, però no, ho sbagliato, devo condividere. Come al solito vi chiediamo se volete aiutarci a condividere anche voi mentre facciamo tutte queste procedure. Un giorno avremo una troupe che farà queste cose per noi. Esatto. Intanto condivido anch'io. Sì. Allora, e andiamo, mettiamo su corallo. E poi lo mettiamo. Ciao Alessandra, intanto. Lo mettiamo su Serendipità. Ok. Me lo metto sulla mia pagina. Ok, buonasera Farisa, ciao Tina. Ok, ci siamo. Associazione Coru, ciao! Tu ce l'hai la truppa a casa che lavora, vedi? Sì, a un'ora da qui. Ciao Deborah, ciao a tutti. Stasera sono un po' incriccata, sto seduta su questo divano dalle 9 di mattina praticamente. Oggi a un certo punto è entrata una persona e fa: ma hai visto che bellissima giornata che hai? Praticamente sto accumulata dentro, non ho visto niente, il sole. Ah, ok, ci sono. Mamma mia. Spiega dove siamo, se no sembra una lezione di Pilates. Sì, iniziamo. Mi stavo stracciando per cercare di far fronte a questo divano che mi ospita da ore, io sono seduta dentro il Corallo, in questo momento è il centro pedagogico che si trova ad Osimo. Ilaria è seduta a casa sua, in Veneto. Città? Ci sta, ci sta. No, che città è, il Ah, preciso? Conegliano Veneto, Ok. Susegana per l'esattezza, dove c'è il castello di Susegana, bei posti. E questo incontro è offerto dal comune di Osimo e all'interno del progetto che si chiama Se solo l'avessi, ciao Patrizia, se solo l'avessi saputo prima, è un progetto di prevenzione pedagogica e il titolo parla chiaramente, insomma, cerchiamo di evitare il più possibile di fare errori, di fare danni, dai, una parolona, di mettere in campo degli atteggiamenti, degli strumenti poco funzionali, poco consoni a quella che è la crescita dei bambini e quelle che sono le loro necessità. Il progetto l'ho chiamato così perché questa è la frase che ho sentito dire più volte in assoluto dai genitori quando facendo con loro dei lavori, dei percorsi, cercando di capire i disagi dei loro figli, di cosa stanno parlando, dobbiamo inevitabilmente tirare sulla corda e andare indietro e guarda caso scopriamo che era avvenuto qualcosa che non era stato ponderato accuratamente o per il quale erano state messe in campo delle conoscenze ingenue, cioè quelle solitamente che noi abbiamo acquisito come automatismi dalla nostra storia infantile, dalla nostra storia familiare e che riportiamo a galla. Quindi questa sera il tema è i capricci non esistono. Questa è una rassegna che dura un sacco di tempo, mi sembra solo 21 incontri in totale, abbiamo iniziato che era febbraio, mi sembra, e finiremo a luglio. E questa sera abbiamo con noi, dicevo, Ilaria dal Veneto, Ilaria è psicologa, è referente del progetto Nati per la Musica. Poi io non mi ricordo mai se sei musicoterapeuta oppure, cioè, no, no, ho paura di sbagliare la terminologia, quindi su questo te la Educatrice chiedo a te. musicale, conduco laboratori per le famiglie. Educatrice musicale. È diverso. E, sì, infatti ogni volta mi viene a dire educatrice musicale e musicoterapeuta, porca miseria, qual è quello giusto? Quindi scusa se non c'ho sempre l'appunto sotto. E, Ilaria è qui perché noi stiamo facendo un corso insieme
E allora ci siamo conosciute un po' meglio, lei ha portato questa sua competenza e ha lanciato la proposta del possiamo unire dei brani, dei consigli di letture, dei supporti aggiuntivi alle famiglie. Abbiamo detto assolutamente sì, facciamolo. Proviamoci. Sì? E quindi partiamo con i capricci. Questa sera avremo bisogno del vostro aiuto, più delle altre volte, cioè come sempre vi chiediamo di commentare, di condividere con noi le vostre riflessioni, quindi se voi scrivete nella chat, noi vediamo tutto qua nella pagina di StreamYard. Noi non siamo direttamente su Facebook, arriva la diretta, ma siamo su un'altra piattaforma, però leggiamo tutto. E vi chiediamo di aiutarci perché vorremmo un po' capire il vostro punto di vista. Alcuni incontri sono molto teorici, alcuni incontri sono molto pratici. Ecco, questo vorrei che si situasse all'interno di una dimensione il più pratica possibile. Perché i capricci sono qualcosa di molto molto pratico, di molto quotidiano, che i genitori credono di vivere. Dico credono perché quello che cercherò di fare è smontare l'idea del capriccio. Allora partiamo dal presupposto che, ciao Beatrice intanto, i capricci, ciao Antonia, i capricci non esistono. Quindi adesso ci sarà sicuramente qualcuno, sì, adesso ti farei vedere mio figlio e poi vediamo se i capricci non esistono. E io Anche vorrei di chissà. qualora saranno giusto ad aura, in difficoltà magari no, a gestire, è ora di andare a letto, io voglio seguire la serata, è il momento giusto per viverseli. Esatto, perché dobbiamo dire effettivamente, grazie Laria per l'assist, che c'è un orario preciso in cui i capricci, ci sono degli orari precisi in cui i capricci si attivano. Secondo me la mattina e la sera sono degli orari in cui i genitori pensano che ce ne siano particolarmente. Allora, io adesso provo a dare un po' una definizione di capriccio. Il capriccio, secondo me, è quella manifestazione più o meno veemente, più o meno caparbia del bambino, accompagnata da suoni e gesti spesso che noi reputiamo, e sottolineo, noi reputiamo molesti o fastidiosi, manifestazione di fronte alla quale ci sentiamo completamente impotenti e non sapendo come gestirla e non capendo cosa il bambino ci sta portando a galla, noi la chiudiamo con la questione del oh, questo sta facendo i capricci, questo è un capriccio. Cioè, sostanzialmente, con la parola capriccio, noi lasciamo completamente la responsabilità della manifestazione e della gestione della stessa al bambino. Quindi, per me, capriccio è una grandissima invenzione degli adulti come forma di deresponsabilizzazione verso i bambini e il sostegno che potrebbero dare a loro. Cosa ne pensi, Laria? Penso che ciascuno si starà mettendo la mano sulla coscienza e si starà chiedendo, ok, e la stessa cosa valeva per me quando ero bambino, però era diversa forse la storia, i nostri genitori, no? Che tipo di ruolo si sono giocati verso di noi, che capricci abbiamo fatto noi e quanto sono stati ascoltati. Io ho la sensazione che origini tutto anche da lì, da come siamo stati figli e dalle risposte che ci siamo sentiti portare, le cantilene che sono partite, basta, smettila, non si piange, sei un maschio, non si piange, i maschi non piangono. E nel momento in cui siamo sotto stress, come mamma e papà, forse ci escono delle cose così proprio di getto, anche in dialetto, perché provocati dalla rabbia dei bambini, dal dissenso, dal loro pianto, e ci escono delle vecchie storie già vissute quando eravamo noi bambini. È una roba, sì, antica. Assolutamente sì. Infatti, una cosa fondamentale per chi adesso vedete, no, faccio così, faccio un casino con te. Una cosa fondamentale che ripeto spessissimo, chi sta seguendo questi corsi, spero che gli sia entrato dentro proprio come una freccia. Tra il genitore ideale che vorremmo essere e il genitore reale che siamo, c'è drammaticamente in mezzo alla nostra infanzia. Cioè, se noi vogliamo diventare un certo genitore che abbiamo in testa, quello che ascolta, quello che rispetta, quello che è tranquillo, dobbiamo fare i conti con la nostra infanzia, che è la scatola nera dei nostri automatismi, che contiene l'essenza di quelli che sono gli schemi comportamentali ed emotivi che portiamo a galla. E quello che stava dicendo Ilaria è proprio questo, cioè a seconda del nostro vissuto infantile noi avremo delle reazioni più o meno impulsive, istintive di fronte a queste manifestazioni. Giusto. Eh sì, ci sta. Faccio outing, vale anche per me, chiaramente, saperlo, non vuol dire.
evitarlo, chiaramente. Io sono stata cresciuta, sai, Laria, chissà se c'è qui mia madre, ciao mamma, e sono stata cresciuta con la narrazione del tu sei una bambina capricciosa, quanti capricci che facevi, capricci, ti soffocavano. Quindi con questa narrazione, finché a un certo punto non ci ho avuto, e mi c'era identificata, sono la bambina capricciosa, sono quella che fa le storie, sono quella che se non si vuole mettere un vestito pianta una grana, questo è il linguaggio degli adulti, no? Piantare una grana, è petulante. Finché a un certo punto, penso che ci avessi 24-25 anni, già facevo la maestra, a un certo punto io mi ricordo che ho avuto questa epifania, e l'epifania è stata: ma non ero io che ero capricciosa, eravate voi che non mi capivate, e lì mi si è aperto tutto il mondo. Non ero capricciosa, io stavo dicendo delle cose, non riuscivo a dirle, voi non mi capivate, porcaccia la miseria, mi avete fatto credere una cosa che non era così, cioè voi dovevate riuscire a capire quello che io stavo dicendo, e non ce l'avete fatta, e bastava dire non ce l'ho fatta, invece di creare tutto sto casino che era la bambina capricciosa. Qua vedo Serena che dice, noi sappiamo bene che noi... Non ti si sente più, Emily, Claudio. Adesso mi si sente. Qua Serena dice, noi sappiamo bene che non esistono, ma quando partono queste opposizioni assurde si impazzisce lo stesso, soprattutto se si cerca di accogliere. E adesso arriveremo anche a questa parte. Allora, i miei genitori erano opposti, mia mamma urlatrice e papà zen. Poi, no, sei cattivissima. Ovviamente anche, adesso Valentina lo dice scherzando, però anche cattivissima. Cattivo è una parola che non esiste, ma spero che questo sia ormai patrimonio dell'umanità genitoriale, che non è da utilizzare. E Maddalena dice, anche a te è successa questa epifania. Bene, e quindi, se capricci non esistono, proviamo a entrare un pochino più in profondità. Perché io non dico i capricci non esistono, ma la manifestazione esiste. E a quella manifestazione noi dobbiamo cercare di dare un significato, un sostegno, degli strumenti, e a volte anche dare dei nomi ci può aiutare. Secondo me i capricci sono in realtà dei grandissimi bisogni inascoltati. Cioè sono dei bisogni che i bambini portano a galla, che noi fatichiamo a comprendere, che noi fatichiamo a inserire all'interno di una cornice di senso per noi, perché la maggior parte dei casi noi proprio non capiamo come da un evento insignificante, o per noi insignificante, ne è poi scaturita una manifestazione molto molto grande. Quindi questo dipende dal fatto che il bambino sta dichiarando qualcosa che non comprendiamo, e anche dal fatto a volte che noi abbiamo creato dei precedenti che non sappiamo più gestire. Provo a entrare un po' dentro il dettaglio di queste due affermazioni. Se Lario ha sentito un rumore di campanelli, quando è, fermami che mettiamo su canzoni, perché Ilaria ovviamente da educatrice musicale, referente Irati per la musica, a un certo punto ci inizierà a far cantare, a far ballare. Sì. Esatto. Porterà la sua maestria. Allora, partiamo da i precedenti mal gestiti, che così partiamo più semplici. Allora, precedenti mal gestiti. Intanto ciao Angela, ciao Simona. Un precedente che noi possiamo creare è, faccio un esempio, il dare il cellulare a un bambino, il comprare un ovetto Kinder alla cassa. Allora, considerate una cosa, i bambini conoscono il mondo attraverso delle prime volte. Le prime volte diventano delle prassi. Per il bambino ogni giorno è una prima volta. Cioè, se ci pensate, è veramente una figata pazzesca. Tu ogni giorno vivi qualcosa ed è la prima volta che lo stai vivendo. In questa prima volta si nasconde quello che si cela, quello che è il segreto poi della scoperta del mondo. Attraverso delle prime volte io costruisco delle prassi, io costruisco delle norme, io costruisco la visione di un mondo che va in un certo modo. Quindi, se tu mi dai... siccome vuoi che sto tranquilla, il cellulare durante una riunione, io il giorno dopo te lo richiedo. E quando tu non me lo darai, io mi metterò a piangere. Non è che mi metterò a piangere perché sto facendo un capriccio, ma perché tu hai creato un precedente e non riesci più a gestirlo. E in tantissimi casi noi con i bambini andiamo a creare dei precedenti in età inappropriate e non li sappiamo più gestire. Poi mi sembra che c'è proprio l'incontro dove parleremo nello specifico, adesso controllo perché sennò dico qualcosa. Allora, perché tra tutti gli incontri ce l'abbiamo l'incontro dove l'ho messo, l'incontro dove si parla della televisione, del mondo digitale, ah sì, gestire il mondo virtuale,
Il 30 giugno, hai voglia, è avanti, però ci sarà. Ecco, e comunque gli strumenti digitali ad esempio creano moltissimo questo meccanismo, cioè far vedere i cartoni ai bambini, adesso qui apro una parentesi, non fate vedere la televisione, gli schermi, niente di tutto ciò ai bambini prima dei almeno 2 anni e mezzo, 3, ok? Chiusa parentesi, quindi via cartoni ai bambini di 2 anni, bambini di 1 anno, bambini di qualche mese, la televisione deve stare spenta entro casa se ci sono loro, non è che mi guardo una cosa e il bambino gira si fa i fatti suoi, no. Ok, chiusa parentesi. Non gli do quindi il cellulare in mano, non gli do cose che poi so che non vorrei che lui riprendesse, che possono essere, so, mi viene in mente, spesso cose, le questioni legate a cibo, ecco, la cioccolata, tutte quelle che sono delle eccezioni. Ecco, ogni eccezione io devo sapere che non è che devo evitare l'eccezione, devo stare attento all'eccezione. Perché io devo sapere che se ti do un'eccezione tu me la richiederai e dovrò sostenere l'onda d'urto che deriverà dal mio rifiuto, dal mio dire questa cosa non si fa. Allora Katia dice, ma come si fa quando ci sono fratelli maggiori? Katia, ti riferisci alla televisione ad esempio? Beh, ad esempio se parliamo della televisione, siccome siamo all'interno di una famiglia, secondo me una famiglia è una comunità e si rispettano i bisogni di tutti, faccio un esempio, io ho 2 figli che hanno 10 anni di differenza. Non abbiamo la TV, ma abbiamo il computer, che poi alla fine è la stessa cosa, ok? Quindi, quando Vittorio era già grande, il fratello era piccolo, Vittorio avrebbe potuto vedere dei cartoni e Amedeo no. E semplicemente abbiamo diviso gli orari. Quindi Vittorio poteva vedere, non so, cartoni, film, nel pomeriggio quando il fratello dormiva o la sera, doveva scegliere uno dei due momenti. Quando il fratello ha iniziato a non dormire più il pomeriggio, li guardavamo la sera. Oppure Vittorio aveva la possibilità a 12-13 anni anche di andare in camera, portarsi il computer, stabilivamo quello che vedeva, il tempo, e poi noi stavamo nell'altra stanza e facevamo altro. Cioè Amedeo non veniva esposto, non è che glielo nascondevamo ad Amedeo, Amedeo sapeva che il fratello stava in camera a guardare un cartone per la sua età, che non era idonea per la sua. Qua Beatrice dice, vedi anche i video delle canzoncine? No, io sono anche, neanche video delle canzoncine. Cosa ne pensi tu, Ilaria, dei video delle canzoncine piccoli? Che, chiaramente il momento in cui si parte a fargli rivedere poi diventa una droga, nel senso che sono assolutamente rinforzati dal video in movimento associato alla musica, uno stimolo molto saliente e piacevole. Però questo crea una dipendenza e la musica così non è fruita di qualità. Uno, perché non è ben amplificata, e due, perché non è condivisa. È uno strumento potentissimo, una canzone che piace, ma mettiamoci di mezzo il nostro corpo, lo sguardo condiviso, il fatto di muoversi insieme mentre si ascolta la musica, meglio ancora se quella si canta insieme. Io mi rendo conto che se siete stanchi e non è il momento, ecco, di cantare, di suonare, e avete bisogno di mettere su un pezzo audio, perché siete impegnati, non so, a fare il bagnetto e non riuscite anche a, non vi viene di cantare, si può anche mettere la musica, ma non associata al video che scorre e che attiva alcune aree corticali, proprio quelle che sono collegate alle dipendenze. C'è una parte dell'amigdala che viene attivata, è la stessa che viene stimolata da video molto attivanti sul fronte del sesso, dell'aggressività, e che poi viene a essere attivata quando ci sono veramente delle dipendenze anche da sostanze. Se questa cosa viene fatta presto 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 con i bambini piccoli, sono poi predisposti. Mm-hmm. Ci sono degli studi che anche il Centro Salute del Bambino di Trieste, che è la segreteria di Nati per Leggere e Nati per la Musica, hanno fatto, e si osserva che nella fascia 0-6 i bambini che sono molto esposti ai devices, per cui cellulari, tablet, computer, hanno una diminuzione delle capacità di literacy, lettoscrittura, una volta che arrivano ai 6 anni e si approcciano alla lettoscrittura. Invece la lettura a voce alta, l'esperienza musicale condivisa in casa, e anche gli ascolti di qualità, di musica dal vivo o musica ben amplificata, aumentano le capacità poi di lettoscrittura, o comunque l'armonia globale del bambino, anche motoria, espressiva, cognitiva, affettiva e relazionale. Per cui evitiamo di piazzare davanti a un video, si può amplificare la musica, ma evitiamo di farci sostituire da un video che catalizza meglio i nostri occhi, che condividono attenzione e vitalità.
Assolutamente, sì, grazie. Vedo Chiara che dice, oddio, aspetta, ho sbagliato. Il problema è che loro ci vedono, che abbiamo sempre in mano questi strumenti digitali, sempre. Sì, vabbè, i bambini ci vedono anche che facciamo, che beviamo, i bambini ci vedono gli adulti che fumano, i bambini vedono tante cose. Non è che siccome un bambino vede che bevo un bicchiere di vino, gli do un bicchiere di vino, non è che siccome un bambino vede che un adulto fuma una sigaretta che noi gliela diamo. Secondo me noi un po' ci sentiamo in colpa perché non sempre utilizziamo il telefono, questi strumenti come dovremmo, e quindi mal comune mezzo gaudio, dai, facciamolo insieme. Allora, io credo che è vero che i bambini ci vedono utilizzarli, ma dobbiamo essere saggi noi nell'utilizzo se vogliamo che loro acquisiscano un'educazione. Esempio, io per lavoro uso molto il telefono, perché comunque mi arrivano tantissime mail, tantissime chiamate, e il telefono per me è sempre stato, questo è il mio strumento di lavoro, non ho videogiochi sul telefono, non faccio altre cose che non sia lavoro, ok? Quindi quando i miei figli da piccoli si avvicinavano e me lo chiedevano, io ho sempre risposto che questo era il mio strumento di lavoro, io non potevo darglielo, che è uno strumento con cui faccio telefonate, a volte faccio anche delle foto quando c'è qualcosa che mi piace, ma principalmente non è un gioco, anzi, non è proprio un gioco, non principalmente, non lo è il mio strumento lavorativo, il mio strumento comunicativo. Sì. Stavo pensando, Emily, all'uso dei suoni, delle notifiche. I bambini, cioè, sono assolutamente attratti dal bip bip che fanno le mille notifiche dei social che abbiamo nel telefono. Ecco, forse su questo sì, ai genitori si può proprio dire che togliere le notifiche, silenziare il più possibile, permette di essere in casa, avere sto trapiccolo appoggiato ovunque, ma non impatta così tanto, perché per i bambini il suono è uno stimolo molto saliente, quasi più del visivo, di uno stimolo visivo. Mm-hmm, sì. Non riescono a essere selettivi, non hanno l'attenzione selettiva matura di un adulto o di un ragazzino dagli 8 anni in su, quindi sì. Entra, sono catalizzati e li distoglie anche dalla sequenza delle azioni che stanno svolgendo in cucina, in bagno. Adesso ti volevo dire una cosa, ma sono andata troppo veloce col pensarlo. Aspetta un attimo che voglio trovare il nome. Ah, ecco, sì, mi è venuto in mente, senza che lo cercavo. L'altro giorno stavo leggendo il libro, non so se lui si legge Tomatis o Tomati, visto che è francese. Tomatis, francese. Tomatis, ok. E in questo libro, a un certo punto lui riportava uno studio che era stato fatto sugli uccelli, che mi ha fatto molto riflettere su questa cosa che stavi dicendo. Cioè lui diceva, se vengono prese delle uova di un uccello canterino e vengono messe nel... Il tuo audio si è staccato. Ok. No? 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 Ora sì. Okay. Ora sì. Fa come gli pare. Allora dicevo, questo Tomatis, diceva, c'era questo studio sugli uccelli. Se un nido di uccelli canterini, se da un nido di uccelli canterini togliamo un uovo e lo mettiamo in un nido di uccelli non canterini e quell'uovo viene covato da uccelli non canterini, quell'uccello non canterà e viceversa. Oppure se io prendo un uccello, un uovo di usignolo, lo metto all'interno del nido di un pettirosso, quell'usignolo mi farà il verso del pettirosso. Ok, adesso io ho inventato gli uccelli, lui tutti a generici. Comunque, mi aveva colpito perché pensavo proprio lo sviluppo dell'orecchio c'è già dentro la pancia. Già dentro la pancia il bambino che sente il cellulare che fa bip bip, il cellulare che suona, cioè questi suoni sono riconoscibili, noi lo capiamo che non è una canzone ma che è un dispositivo, un cellulare, cioè hanno una certa tipologia comunque di suono. Tu pensa, quindi questo uccellino che noi abbiamo dentro, che è abituato a un tipo di canto umano, armonico, che cresce invece con un suono, quindi con il canto di un uccello meccanico. E crescendo, probabilmente, secondo me, lo ricercherà, cioè, quello sarà il suono, ed è estremamente interessante questa cosa, sì, condivido perfettamente, di tenere i telefoni silenziosi, di non esporre i bambini a questi continui suoni, notifiche, bip bip, cose che arrivano, che vanno a costruire il loro... paesaggio. Esatto. Sì. Un paesaggio sonoro e sono distrattori, per cui interrompono la loro azione. Sì,
Comunque questa cosa doveva essere solo un accenno aperto di tutto, ci stanno scrivendo un sacco. Allora, intanto dice verissimo, durante la DAD dei fratelli il più piccolo ai 4 anni si è avvicinato agli strumenti digitali, non è super fatica a staccarlo. Sì, come diceva prima Ilaria, il corpo proprio rilascia, cos'è, la dopamina, la sostanza della dipendenza. Poi Beatrice ha ragione, se ormai il bimbo li vuole vedere, come si fa per levare questo precedente? Per levare i precedenti io sono per semplicemente si comunica. Caro figlio, io ti ho fatto vedere questa cosa, pensavo che era una buona cosa, ci ho riflettuto e sentiamo che non siamo più d'accordo su questo utilizzo, quindi la musica la continueremo ad ascoltare ma senza guardare il video. I bambini non è che vi diranno sì, grazie mamma, perfettamente capito, il bambino piangerà ed è giusto perché lui fa il suo lavoro, esprime il dissenso, esprime l'indignazione rispetto a qualcosa che gli piaceva. Non posso pretendere che tu a 2-3 anni mi capisci perfettamente il motivo per cui ho preso questa decisione. Cioè non dovete pretendere su certe cose che il bambino comprenda perfettamente come se fosse un adulto il motivo della scelta. È anche un affidarsi, dobbiamo essere noi molto saggi nel prendere delle scelte e accompagnare il bambino nella frustrazione. Se vuoi vedere il video con la musica, non posso. Il bambino piange e rimango fermo nella mia posizione. Ok, possiamo ascoltare la musica, ma il video non lo vediamo. Io a volte gli ho fatto vedere video di orchestra, violinisti e chitarristi. Lui ama molto la musica, anche questi sono sconsigliati. Che età ha questo bimbo? Vediamo se ci dice che età, perché chiaramente si fa una valutazione. Adesso musica dal vivo non riusciamo a portarla a vedere, quindi questo è l'unico modo per conoscere l'orchestra. Dipende dall'età dei bimbi, io direi sotto i 2 anni si può anche aspettare, insomma riprenderemo a vedere i musicisti dal vivo, semplicemente perché poi chiederanno ancora se riuscite a non creare l'abitudine ogni giorno un video. 2 anni e mezzo, ecco, se è una volta, dipende poi dal bambino, non si può generalizzare, ma se è una volta ogni 2 giorni e questo non crea un'abitudine tanto da dirsi dipendenza, io direi che si può fare. Sopra ai 2 anni è magari meno, mi dire, si crea meno la tendenza a voler continuamente fruire e lo stimolo piacevole. E bene che ci siano altre possibilità di musica con voi genitori. Adesso mi viene in mente per i 2 anni e mezzo a casa si può prendere un lenzuolo, una coperta, una tovaglia e fare un trasportino, per cui se sono piccoli si possono levarli tanto meglio, se si possono usare le fasce che si usavano nei primissimi tempi meglio ancora, se invece sono molto pesanti li si trascini in giro per casa. E all'interno di questo gioco molto piacevole c'è un'esperienza musicale cantando un pezzo che adesso, mi posso cantarglielo ora? Mi è venuta così. Perché una famiglia mi ha raccontato, io dovevo convincere la mia bambina a smettere di guardare sempre i video di Mela Music. E per poter smettere questa cosa, sono le canzoni che di solito le maestre trovano e fanno sentire la scuola dell'infanzia perché c'è un sacco di musica dentro, però... Non è proprio sempre musica di qualità, anche perché ha una gamma molto estesa, quindi i bambini piccolini non riescono a cantarla. È adatta a un pezzo musicale dove magari ci sia do, re, mi, una terza, quindi pezzi tipo giro tondo sono più adatti all'estensione vocale dei bambini. Mela Music fa anche dei bellissimi video e se glieli piazzi davanti ai bambini sì, piace tanto. Io suggerisco magari di scegliere della musica di qualità e in questo Nati per la Musica, questo programma nazionale fratello di Nati per Leggere, diffonde, seleziona libri di qualità con CD anche o tracce audio, MP3 che si possono trovare online e questi libri possono essere chiesti in prestito alle biblioteche. All'interno di questi cataloghi Nati per la Musica ha selezionato anche Mamma in Soul, un libro con CD, all'interno la traccia numero 6 porta Dondolando, un pezzo piacevole. Lo trovate anche in YouTube, l'autrice Francesca Borgarello l'ha caricato. Quindi guardatelo voi, ascoltatelo con i bambini, imparatelo e poi trasportate i bambini con questi teli o tovaglie in giro per casa o dondolandoli. Se c'è qualcosa di molto piacevole, che
è associato a un'attenzione condivisa, un ascolto di un bisogno profondo di essere visti e contenuti, beh, riusciamo anche ad avere una buona alternativa al cellulare quando viene richiesto. Il pezzo fa così. Dondolando, dondolando, giro il mondo, giro il mondo. Dondolando, dondolando, giro il mondo insieme a te. Io giro di qua, tu giri di là, la terra è rotonda, ci riunirà. Io giro di qua, tu giri di là, la terra è rotonda, si riunirà. Questa si può danzare, giocare, mimando dei gesti che i bambini imitano, oppure dondolare in giro per la stanza. Io ho visto delle mamme anche appendere le fasce che portavano i bambini nei primi mesi, appenderli al soffitto facendo una specie di amaca e dondolando. Il top, mamma e papà che sostengono la tovaglia o la fascia e dondolano insieme. Può essere particolarmente significativo perché è un'esperienza di regressione, di contenimento. È un po' come tornare nell'ovetto per gli uccellini di Tomatis o nel pancione per i nostri figli. Quindi vi invito ad avere delle buone alternative perché la musica non sia solo associata al dispositivo che l'amplifica. Se poi c'è da vedere l'orchestra, non si può fare diversamente, la si guardi anche, ma allora sia un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, due giorni no, così da rompere anche lo schema di abitudine. Direi questo per buon senso. È bellissima questa canzone. Allora, l'ho trovata, Mamma in Sol dondolando, giusto? Sì, sì, sì. Allora, gliela mettiamo qua così la riescono a vedere. Il post sotto. Bello, che bello quando canti. Ah, questa è una canzone che a me è servita tanto con la mia terza figlia quando andava in tilt e c'erano dei cosiddetti capricci, le provavo tutte, anche cantare, e allora lì rassicurava anche me il pezzo. Ve l'ho cantato perché piace a me, cioè funziona nella misura in cui piace a noi genitori e appartiene al nostro patrimonio il paesaggio sonoro. Quindi dondolando va bene, ma va bene anche un'altra canzone che piace ai voi genitori, che vi rassicuri e vi permetta anche di gestire la situazione stressante, il bambino che fa i capricci. Nel momento in cui riusciamo a allungare il tempo di reazione e prendere un po' le misure, troveremo anche modo per sintonizzarci sui bisogni che i bambini esprimono, che non sono espliciti. Anche Emily vi ha detto, Emily che c'ha tutte queste qualità, quando era bambina non riusciva bene a dire perché non voleva mettersi quel vestito, li faceva incazzare i suoi genitori. Quindi quei genitori lì, come dire, hanno avuto sicuramente la difficoltà di sintonizzarsi e forse capire, ma non è che non volessero, Emily, probabilmente non ci riuscivano. Certo. E tu non riuscivi a trovare le parole, ma questa è la storia di ogni bambino. Quindi la musica può servirci anche per prendere un attimo di spazio, tempo, prima di entrare in dinamica e reazione, e riuscire a sintonizzarci e immaginare che bisogno c'è dietro. Claudio? Niente. Si sa che stanno completamente andando. Dicevo, e quindi continuiamo sui bisogni inascoltati, bisogni non compresi, perché adesso abbiamo un po' parlato dei precedenti che creiamo e non riusciamo a sostenere. Mi vengono in mente soprattutto sui precedenti creati, nonni. Ilaria, dove, Emily, dove l'hai scritto il riferimento? Ilaria, non lo leggo. Intendi il video? Se intendi il video, ho messo il link qui tra i commenti. Se intendi il riferimento di Ilaria, non abbiamo messo alcun riferimento di Ilaria. No, facci sapere, bene. Sì. Sì, sì, sì. E quindi dicevo dei bisogni inascoltati. I nonni, secondo me, sono dei campioni dei precedenti che creano, non riescono più a gestire. Ma torniamo sui bisogni inascoltati. Questo capriccio, quindi manifestazione forte dove il bambino cerca di farci capire qualcosa. Cosa importante, intanto, è non sedare questa cosa cercando di dire stai facendo i capricci, quando ti calmi, torni da me. Perché il bambino ha bisogno di essere sostenuto, ha bisogno di ricevere delle parole. Allora.
Il bambino in quel momento lui sta vivendo una sorta di tsunami emotivo interiore che non riesce bene a contenere e ha bisogno che ci sia a fianco qualcuno che riesca a sostenerlo, che riesca a dirgli questa cosa è quello che ti sta avvenendo, io ci sono, ti contengo, ti accolgo, sono qui, non ti sto cacciando. Non dovete silenziare i bambini durante quelli che sono, scusate intanto chiudo la notifica, non dovete silenziare i bambini durante quelli che sono queste manifestazioni, quindi questi loro modi di esprimersi, perché silenziare non è che ci porta solo a silenziare quella manifestazione comportamentale che ci infastidisce, ma equivale a silenziare un bambino. Cioè il bambino si sente proprio che non gli è concesso, non gli è permesso di parlare, non è legittimato all'interno della sua espressione. E questo lo carica sempre di più, perché dietro il capriccio, cioè prevalentemente, secondo me, se il bambino potesse esprimersi molto chiaramente, ci sarebbe il tu non mi ascolti, il tu non mi capisci. Io vedo che i bambini spessissimo si calmano già solo se noi nominiamo quello che loro stanno vivendo. Cioè, se riusciamo a individuare la spiegazione, la motivazione che li ha portati a quelle reazioni, già loro si iniziano a tranquillizzare, come se si sentissero dire oh, cioè, ecco quello che sta succedendo. E il bambino risponde proprio questo, non riuscivo a trovare queste parole, adesso lo trovate. Poi magari riparte la bomba, adesso voglio questo. Ok, però nel frattempo il fatto di essere capito lo tranquillizza molto, ma è una cosa che tranquillizza tutti noi esseri umani. Io faccio sempre l'esempio, te ti lasci col ragazzo, chiami un altro e quell'altro ti dice sì vabbè ma il mare è pieno di pesci, l'aria, cioè vai, e ti dice sì ma non hai capito, cioè io sto malissimo. E io te lo dico ancora più forte che sto male se tu non mi hai capito. E il bambino fa uguale. Ma allora non mai hai capito che sto male? Ma allora non hai capito che sono in difficoltà? E allora io alzo il volume, allora io alzo il livello. Sì. Bisogni non ascoltati hanno diverse motivazioni. Avevamo mai parlato del... Te non ci sei stata sempre, però mi sa che qualcuno l'hai vista. Il periodo sensitivo dell'ordine, l'avevo mai spiegato? Coerenza e pazienza? Mi sa di no, vero? Ve lo spiego un attimo. Perché i bisogni non ascoltati hanno diverse motivazioni, secondo me. Alcune sono proprio generiche, universali, che riguardano tutti i bambini, alcune sono molto specifiche. Prima di guardare quelle specifiche, guardiamo un attimo quelle universali. Verso circa un anno e mezzo, due, poi dipende, c'è il bambino che inizia un anno, c'è il bambino che lo fa tre e mezzo, il bambino scopre che è completamente altro, diverso dai propri genitori, quindi costruisce in maniera sempre più chiara, sempre più solida la sua percezione identitaria e l'identità ha come strumento di manifestazione la volontà. Immaginate che il bambino fino a circa un anno e mezzo, due, cioè finché non arriva a questo che Maria Montessori chiama un periodo sensitivo dell'ordine, vive all'interno della casa che vi ho fatto vedere. Quindi la casa rappresenta l'identità del bambino, la volontà del bambino fusa con quella genitoriale. Ovviamente non è una cosa, un passaggio brusco, un passaggio lento, quindi immaginate come quando se il bambino nasce e questa casa non ha le porte, non ha le finestre, poi piano piano si aprono le finestre, piano piano si aprono le porte, quindi il bambino inizia lentamente a sentire questo spazio che si dilata attorno a sé, finché a un certo punto, meraviglia delle meraviglie, il bambino scopre che la porta si apre e questa porta che si apre dà su un meraviglioso giardino. Il giardino intorno rappresenta l'identità del bambino e la sua volontà. Adesso con questa prospettiva meravigliosa, ecco, c'è un recinto intorno al giardino. Il giardino è, vi ripeto, la volontà del bambino e la sua cioè l'identità del bambino manifestata con la sua volontà. Il recinto è il confine di sicurezza. Il bambino ha bisogno di sapere che il confine è solido e stabile. Tutti i bambini hanno bisogno di sentirsi protetti. Io credo, non so cosa ne pensi te Ilaria, ma secondo me i bambini hanno bisogno di tre cose principalmente. Senso di protezione, l'amore incondizionato e la verità. Se hanno queste tre cose, vanno lisci come l'olio. Dopo ognuna di queste tre cose ha le sottocategorie. Che ne pensi? Condividi? Che hai bisogno anche degli adulti, delle cipolle, sotto, c'è ancora il bambino, ma hai bisogno anche degli adulti, certo. Hai bisogno anche degli adulti, sì. Tanto più se non sei ricevuto, sentendone la mancanza, mettendo in atto anche dei comportamenti così,
disarmonici, salta all'occhio che c'è un bisogno non soddisfatto nell'adulto. Sì. Sì, sì. Gli adulti, sì, veramente impegnativi bambini travestiti da adulti in molti casi. Sì. Quindi quando si crea questa situazione, il bambino mette in atto due strategie. Strategia numero uno, il bambino inizia a entrare e uscire dalla casa. Entrare e uscire dalla casa significa io vado dentro la casa e vado nel giardino, vado dentro la casa e vado nel giardino. Cioè, ho scoperto che c'è un giardino tutto mio, mi voglio emancipare ma ho bisogno di sapere con la sicurezza della terraferma. Immaginatelo anche con un porto, una barca. Vado sulla barca però ogni tanto torno sulla banchina. Oppure immaginate un ragazzo che ha 18 anni, va a studiare fuori, vado a vivere fuori ma il fine settimana continuo a tornare a casa, a dormire nella mia cameretta con i miei spazi, a incontrare i miei amici e la mia famiglia. Cioè, io sto facendo il salto, ma fammi fare prima delle prove di reversibilità per vedere se il mondo che ho lasciato rimane stabile, perché deve essere la mia isola protetta, la mia isola a cui poter tornare in caso di difficoltà. Questa azione fa sì che i bambini in questa fase vogliano le cose sempre precise, le cose ordinate, le situazioni ritmiche, le sequenze. Esempio, un bambino di 2 anni, se io lo, ed è nel pieno periodo sensitivo dell'ordine, io l'ho abituato che ci svegliamo, facciamo colazione, ci laviamo e ci vestiamo. Se una mattina facciamo tardi, ci svegliamo, ti vesto e facciamo colazione in macchina, lui ad esempio potrebbe iniziare a piangere disperato. E io non capisco, e gli dico, stai facendo i capricci? E no, è che gli ho invertito l'ordine delle situazioni, degli eventi, e l'ho completamente smarrito, perché tutto ciò che lui sapeva del mondo è improvvisamente evaporato. In questa fase i bambini si fissano anche non solo con delle sequenze, ma con degli oggetti, tipo, io bevo solo nel bicchiere blu, io metto solo le felpe col cappuccio, io metto solo i pantaloni neri, io metto solo le scarpe gialle. E se noi proviamo a dire al bambino il bicchiere blu non te lo do a qualcun altro, tu ti prendi il rosso, e diciamo, mamma mia, i capricci per un bicchiere, non sta facendo i capricci. È che siccome sta facendo questo passaggio, questa trasformazione, lui ha bisogno di avere sicurezza dal mondo circostante. Per noi è solo un bicchiere, per lui è qualcosa a cui ha dato un valore di stabilità. È come se noi gli stessimo creando un terremoto. Dobbiamo essere molto attenti, saggi, cauti, prudenti in questa fase, nel non andare a malinterpretare quelle che sono le manifestazioni del bambino. Lui ci sta solo dicendo, per favore, io ho bisogno di sicurezza, per favore, ci sarà tempo per accettare tutti i bicchieri di tutti i colori, ma adesso io ho bisogno di questo. Beatrice dice, a quanti anni è questa fase? Allora, inizia circa verso 1 anno e mezzo e si protrae in maniera molto potente fino ai 3, poi piano piano scende. Vi dico anche che tanto più lo ostacolate, tanto più dura, e adesso arriviamo al come sostenerla e non ostacolarla. Mentre invece ci sono anche alcuni bambini che hanno avuto degli attaccamenti molto molto forti, delle simbiosi enormi con i geni, con le mamme in particolare, che magari la manifestano più tardi, anche a 3-4 anni. Stavi per dire qualcosa, Ilaria? Sì, e stavo pensando, è un sistema operativo interno, così lo si chiama. La sequenza prevedibile mi rassicura, il fatto che si ripeta sempre uguale è una routine che mi fa prevedere cosa succederà, anche perché non hanno il senso dello spazio-tempo sviluppato assolutamente, per cui ci sta che si fissino su quella cosa che succede la mattina e il bicchiere blu li rassicura. E mi viene in mente, ti chiedo, Emily, quando tipo si fa l'inserimento al nido e loro si fissano che se non ci si siede sulla panchina fuori, non si dà il bacino alla mamma, o non viene la mamma a portarmi sempre al nido, vanno in tilt. Può essere utile un oggetto transizionale, tipo una canzoncina che può essere sempre la stessa, cantata sia dal papà che dalla mamma, che dalla babysitter che porta i bimbi al nido, e il potere è assegnato alla canzoncina, che può essere cantata da persone diverse. Come dire, non è il ciuccio l'oggetto transizionale, non è il bicchiere, ma è qualcosa che il bambino può ricevere anche in forma sonora da persone diverse. E questo può essere anche un ponte per entrare nella situazione nuova e trovare l'assicurazione, tanto da lasciarla addirittura alle educatrici al nido. Con questa canzone si calma quando è in difficoltà. Sì, potrebbe essere. Sì,
Sì, potrebbe essere utile. Ma hai una canzone da proporci a tal proposito? Ma mi viene in mente sì, una canzone legata alla mamma, alla casa tra l'altro. Quando esce il sole io apro la finestra, quando fuori piove io chiudo la finestra, cucù, cucù, la mamma non c'è più, cucù, cucù, io non ti lascio più. Che bella! È molto semplice, la può imparare chiunque. Se ripetuta, può essere usata dal papà, rassicurando il bambino che non lo lascia più, dalla nonna, dalla babysitter e anche dall'insegnante. Questo pezzo viene da Orchestra di Coccole, sempre libro CD, dentro il catalogo Nati per la musica, sì. Orchestra di Coccole. Guarda se riesci a trovare il link, così Te glielo lo metto qua mando. sotto. Sì, lo puoi mettere anche te direttamente qua, dalla pagina che vediamo io e te. E quindi sì, può essere sicuramente utile. In questa fase comunque, ecco, i bambini hanno bisogno, vedevo anche i commenti che stavate scrivendo, i bambini hanno proprio bisogno di questa sicurezza. Ad esempio qua qualcuno diceva, se i bambini sono piccoli, come facciamo a capire? C'è un esempio che viene riportato nel libro della Montessori. Non mi ricordo quale libro adesso, sinceramente, forse La scoperta del bambino. Vabbè, fatto sta che lei racconta che era andata a fare questo viaggio a Napoli, mi sembra, e c'erano altre persone che stavano facendo questo sorta di giro turistico, insomma, avevano una guida e stavano andando a visitare dei luoghi così, della città. E c'era una mamma che aveva un bambino piccolo in braccio. A un certo punto questa mamma aveva una mantella, camminando sente caldo e se la toglie. Se la toglie, il bambino inizia a piangere, a piangere, a piangere. E all'inizio stavano tutti tranquilli, però sta mamma non riusciva a calmarlo, quindi a un certo punto iniziano a intervenire gli altri, ti posso dare una mano, te lo prendo, te lo tolgo. Insomma, iniziano a fare tutti un gran casino per cercare di calmarlo, finché la loro fortuna è che c'era la Montessori con loro, e la Montessori dice ti puoi rimettere un attimo la mantella? Lei rimette la mantella e il bambino si calma immediatamente. Perché? Perché in quel momento il bambino a cui era stato cambiato tutto il mondo perché era andato a fare questa gita, era uscito da quella che era la sua zona di sicurezza, aveva trovato stabilità nel stare appoggiato alla mamma con quella dimensione fisica e guardare il mondo da lì. Nel momento in cui la mamma toglie la mantella, il bambino non ha più il punto di riferimento che aveva considerato fino a quel momento. Ecco, quindi anche precocemente i bambini manifestano questa cosa. Un'altra cosa che ho notato, proprio nell'esempio che prima dicevo, le porte si aprono, le finestre si aprono piano piano in questa casa. Se un bambino che gattona ha uno dei genitori con velleità architettoniche da interni, che la no, no architettonica interna, questi dice tipo quelli che fanno design d'interno, arredamento d'interno, quelli che se, ecco, e se ha un genitore, sai quelli che quando c'è la notte luna piena dicono non riesco a dormire, cambio mobili, giro il divano, giro la credenza, ecco, quelli che iniziano a fare queste cose, i bambini vanno in tilt perché loro gattonando, andando in giro, hanno punti di riferimento ben precisi. Qui c'è il tavolo, qui c'è la sedia, qui c'è il pianoforte. E se tu mi inizi a spostare, io non so più dove devo andare. Questi bambini iniziano a piangere disperati. Oppure a volte i bambini piangono perché lasciamo gli sportelli della cucina aperti e quindi andiamo a muovere quello che è il loro ordine mentale. E chiudendoli si calmano. Cioè, poi ogni bambino ha la sua peculiarità, ma a volte veramente loro hanno delle manifestazioni. È nel segreto dell'infanzia, ok? Loro hanno delle manifestazioni che ai nostri occhi appaiono inspiegabili, cioè all'improvviso così ha iniziato a piangere, mentre invece hanno un profondo senso. Siamo noi che non sappiamo, nella maggior parte dei casi, comprendere il linguaggio dei bambini, il loro modo di procedere e quelle che sono le differenti proprio modalità funzionali del loro essere, dell'età che stanno vivendo. Quindi, azione numero uno, vi dicevo, il entrare e uscire dalla casa. Il bambino ha bisogno di ritmo, regolarità, situazioni che si ripetono. Se noi modifichiamo qualcosa, sia dal punto di vista temporale, sia dal punto di vista spaziale, il bambino può andare in tilt, perché noi, avendogli invertito gli ordini, avendogli spostato l'ordine, gli creiamo insicurezza. Quando i bambini, regola generale,
Quando i bambini vivono insicurezza, instabilità va annettita, alcuni si chiudono, altri si agitano. Questa cosa anche a livello emotivo. Quindi se i genitori iniziano ad avere tensioni tra loro, se i genitori sono in difficoltà o in crisi, i bambini percepiscono terremoto, tensione emotiva, fragilità, instabilità e vanno in tilt. A volte i bambini, ad esempio, a scuola non ci vogliono andare, non perché non stanno bene a scuola, ma perché sentono che i genitori a casa litigano. Allora dicono, io sto a casa e ti controllo, io non ci vado a scuola, perché se io mi muovo chissà cosa succede. Cioè dobbiamo essere veramente molto accorti per riuscire a metterci dal punto di vista del bambino e cercare di capire cosa ci sta portando. La seconda azione che i bambini mettono in atto. Quindi, allora, immaginate che questo è, oddio, vedo tutto al contrario, aspetta. Questo è tutto il recinto che protegge il giardino intorno al bambino. Questo, quello che inizierà a fare il bambino sarà camminare lungo tutto questo perimetro, ok? Facendo il giro, spingendo la recinzione. Immaginate che è una recinzione, una rete, il bambino va e spinge. Cosa fa il bambino? Testa il confine di sicurezza, cioè lui vuole sentire che quello è solido e stabile. Se il bambino inizia a sentire, spingendo questa rete, che ci sono dei punti dove ci sono dei buchi, o la rete non è solida, non tiene bene, il bambino inizia a spingere. Cioè quando noi diciamo, ad esempio, il bambino mi provoca, mi sto sfidando, e di nuovo sta facendo i capricci, non è vero, il bambino sta dicendo c'è un buco nella rete, chiudete il buco, perché se il buco è aperto io posso fuggire e possono entrare mostri. Cioè ritorniamo al concetto di stabilità, ho bisogno per muovermi all'interno del mondo di un confine protetto. Ad esempio, voi andreste a dormire sapendo che la vostra porta di casa è aperta? No, e per il bambino è la stessa cosa, io non sto tranquillo finché tu non me lo sistemi. E il bambino, per farsi sistemare il buco, ripete la stessa situazione, perché a volte quelle che noi definiamo i capricci sono delle ripetizioni di certi eventi. Esempio, ogni volta, quello che dicevamo prima del cellulare, tu mi chiedi il cellulare, io dico no, tu inizi a piangere, tu mi chiedi il cellulare, io dico no, tu inizi a piangere, allora è proprio un capriccio, eh? E no, è che il bambino ha visto il buco nella rete, cioè ti ho dato il cellulare, e ti sta dicendo adesso tu me lo aggiusti. E per aggiustarmelo io torno nella situazione e voglio vedere come reagisci. I bambini in questa situazione hanno bisogno di coerenza e pazienza. Questo è il vostro mantra, coerenza e pazienza, coerenza e pazienza. Coerenza significa che se io ti dico 10 volte no, l'undicesima non è sì, l'undicesima è no. Che se io ti dico no, tuo padre non ti dice sì e viceversa. Quindi la coerenza deve essere interna e la coerenza deve essere familiare. Che se noi genitori diciamo no, i nonni non dicono sì. Perché se iniziamo a fare questi giochi, non è che i bambini ci vogliono più bene perché noi gli abbiamo detto sì, ma i bambini li stiamo mandando completamente in confusione. Non hanno più una bussola. E un bambino in confusione è un bambino che si agita, ok? Che ha delle manifestazioni emotive più forti, sta chiedendo aiuto. I bambini non vogliono dare fastidio agli adulti, i bambini vogliono ricevere protezione e conferme. E quando non le ricevono, urlano e dicono c'è caos qui, aiuto! Sai come fanno a volte le maestre quando in classe c'è troppo casino, iniziano a urlare fortissimo per silenziare tutti. E quei bambini cercano di fare una cosa del genere. Basta! Sistemiamo la situazione. E poi pazienza. I bambini hanno bisogno di ricevere la stessa risposta, quindi sentire che il confine è stabile, sicuro e protetto, e la risposta deve essere data in maniera paziente. Non ti posso dire 10 volte no e l'undicesima volta io ti urlo no! Io ti devo dire che l'undicesima volta capisco che questa cosa ti piacerebbe tanto farla, ma non si può fare. Ok? Quello che dovete cercare di applicare è amore e stabilità, amore e fermezza, amore e quiete. Il messaggio da mandare al bambino è: nessuna delle tue azioni, nessuna delle tue manifestazioni va a turbare il mio stato emotivo, perché il mio stato emotivo non dipende da te, è il contrario, cioè sono io che devo dare stabilità a te. E se io ti inizio a far vedere che quando tu ti inizi ad agitare, io non mi sto agitando, perché io sono il porto sicuro. Allora, qua Annalisa dice... Quindi parliamo di utopie stasera, la coerenza spesso si infrange nella famiglia. E qui arriviamo al discorso che è molto molto importante fare lavori familiari.
È per questo che stiamo facendo tutto questo percorso, perché crescere bambini non è difficile, la parte difficile è affrontare noi la nostra infanzia e le relazioni tra adulti, perché il vero problema dei bambini siamo noi. I bambini non hanno nessun altro problema se non il fatto che a crescerli sono degli adulti. Per fortuna che ci sono degli adulti e non sono orfani, non sono da soli, eh? Perché poi sul Signore delle Mosche finisce male quando i bambini crescono da soli, non so se l'avete letto. Però i bambini hanno bisogno che noi siamo molto, molto coerenti, molto in dialogo, molto in ascolto. Di solito le incoerenze familiari nascono proprio dal fatto che non abbiamo sistemato bene i ruoli, bene le dinamiche, bene tutte quelle che sono le relazioni che ci legano. Volevi dire qualcosa, Ilaria? Stavo meditando questa cosa che dicevi prima, il bambino urla nel momento in cui ha bisogno di sentire che c'è confine, che c'è tenuta nell'adulto. E io ho proprio la sensazione memorizzata di quando toccava a me, ero bambina io, anche il movimento, quando i bambini sono tanto in movimento, saltano, corrono, non si fermano più, è un po' l'equivalente, penso, Emily, del alzare il tono, urlare, fare capricci, cosiddetti capricci. Sottostà un bisogno di sentirsi, di autopercepirsi. È proprio l'esigenza di sentire che girando vorticosamente, che facendo suono forte, io ci sono, e se manca un centro di gravità permanente nel genitore, lo cerco altrove. Vado in mille pezzi, la sensazione di frammentarmi e di girando come una trottola o facendo suono disturbante, ritrovare un centro. Provo a farlo in me e poi lo provo con l'altro, perché a quel punto il genitore entra in dinamica. Se non è il genitore, sarà il fratello, perché a volte si bisticciano, si provocano proprio. Mm-hmm. E il bisogno di esserci, di sentirsi, di essere contenuti, di sicurezza, dicevi, magari se lo cercano di soddisfarlo andando a provocare, istigare senza ragione il fratello, la sorella, anche il più piccolo, mordendolo perfino. E in questo modo poi ottengono, attenzione, ottengono che l'adulto arriva, reagisce e sta semplicemente ottenendo il so che ci sei, il bambino comunque viene soddisfatto. Certo, se poi la nostra reazione interveniamo richiamando, dicendo che sono capricci, sgridando, perdendo le staffe, il bambino memorizza anche che c'è un errore, che è inadeguato, che c'è comunque il bisogno non è soddisfatto, per cui ciclicamente si ripresenta quella situazione di caos motorio, emotivo, vocale, per cui che infastidisce, sì. E ciclicamente torna, non c'è un apprendimento anche di qual è il bisogno, e piano piano, mano a mano che il bambino cresce, farà fatica a decodificarlo e dire sono stanco o ho paura o sì, voglio le coccole. Questo non impareranno, saranno poi i partner che non riescono a decifrare il bisogno del partner o esprimere il proprio, che comunque sì, i figli arrivano, qui sono dei genitori, possiamo essere dei genitori in quel momento lì che fanno fatica a decodificare il pianto del bambino. Mm-hmm. Qua si vedo che Valentina scrive: povera me, io ho 3 bambini e sono sola, spesso il loro modo è frustrante per me e loro vedono che la rete è lesa, mi spiace ma è così, poi parlo tanto, spiego milioni di volte, pazienza, ma alle volte la rete fa acqua. Ecco, i bambini non ascoltano tanto quello che diciamo, ma guardano molto tutto quello che facciamo. Quindi questo per dire che se noi facciamo acqua tante volte e poi andiamo a dire scusa, mi dispiace, non funzionerà. Noi dobbiamo riuscire ad aumentare la nostra capacità di sviluppare pazienza, la nostra capacità di sostenere il bambino nella sua frustrazione, la nostra capacità di gestire la nostra frustrazione, il nostro senso di impotenza. Intanto noi dobbiamo riconoscere che abbiamo in testa un bambino ideale e lo dobbiamo subito spazzare via. Cioè, il bambino ideale che io ho in testa non è mio figlio. Io ho di fronte un bambino reale che non conosco, quel figlio non è mio, non sarà mai mio. È incomodato d'uso gratuito, io lo devo crescere e ridare al cosmo. Quindi intanto entriamo in una dinamica professionale, con una profonda natura relazionale, personale, umana, familiare, ma io invito a proprio
approcciarvi come se fosse un lavoro. La genitorialità è un contratto a tempo determinato. Già questo mi solleva un pochino, comunque, che tempo determinato. Quando siete lì, cercate di distinguere la storia del bambino dalla vostra storia. Cioè, quando i bambini iniziano a tirare fuori queste dinamiche, queste tensioni, prendetelo come spunto di osservazione della vostra storia. Esempio, mio figlio non mi ascolta, mi manda fuori di testa, vado indietro. Ma io ero ascoltata, ma quando io non venivo ascoltata, cosa mi succedeva? Come mi silenziavano gli adulti? Quello che ci dà fastidio dei bambini è quello che abbiamo vissuto. I bambini sono dei perfidi specchi, lo dico sorridendo, non sono perfidi ovviamente, sono degli specchi proprio spietati, ti fanno vedere, è tipo uno specchio maledetto, cioè lui riflette esattamente le tue fragilità, riflette esattamente i tuoi anestetismi, è proprio quello che non vuoi vedere, no, la ciccia sulla pancia non me la far vedere, no, voglio un altro specchio, ok? Ecco, loro sono esattamente questo dal punto di vista emotivo, e tu non puoi non guardarli perché ce li hai sempre davanti, e loro ti chiamano, guardami, guardami, guarda che c'è da sistemare questa cosa. Per riuscire ad aumentare questa pazienza, io invito a fare un grosso lavoro su di sé. Vi faccio vedere un esempio. Allora, immaginiamo che questa bottiglietta, adesso ci mettiamo dentro un po' di liquido così facciamo questa cosa un po' sul serio. Allora, questa è la bottiglia che rappresenta la vostra capacità di avere pazienza, ok? Questa è la vostra pazienza. Ecco, così la vedete meglio. Ancora, io continuo a non capire che devo andare dall'altra parte, ma ce la farò. E la capacità della vostra pazienza è fino a qua. Mettiamo che qui dove ho messo l'acqua, tutta sta roba qui, è simbolicamente il vissuto della vostra esperienza infantile. Cioè, fino a qui è roba che attiene al vostro passato. Facciamo finta che questo è olio. Quindi dobbiamo fare un sacco di esercizi di fantasia in questo momento. Questo è olio esausto, è olio che è stato usato per friggere del vecchio, ok? Quindi questa diventa l'unica capacità per gestire la pazienza che noi abbiamo nella quotidianità. Immaginate che l'acqua che entra è, scusate, che il liquido che entra è acqua. L'acqua rappresenta il presente, l'olio esausto rappresenta il passato. Quindi io ho poco spazio e uno, devo riuscire a far entrare l'acqua lentamente, perché se la faccio entrare troppo velocemente mi si mischia con l'olio, e sapete che se acqua e olio si mischiano iniziano ad andare un po' su giù finché di nuovo non si stabilizzano. Oppure io posso farne entrare solo poca di acqua, perché se me ne entra troppo inizia tutto di nuovo a strabordare, a fare un casino. Ora, il nostro obiettivo è svuotare questa bottiglia. Questo si chiama centro di compostaggio dell'olio esausto, dove noi dobbiamo mettere dentro l'acqua. E il centro di compostaggio dell'olio esausto è la vostra famiglia d'origine. Cioè, voi dovete riuscire a svuotare lentamente tutto questo nel centro di compostaggio dell'olio esausto per riuscire a diminuire il vecchio e avere spazio per il nuovo. Più voi vi liberate della vostra storia passata, più voi andate a rielaborare il vostro vissuto infantile, più la vostra pazienza quotidiana incredibilmente, esponenzialmente cresce. Non ci potrete credere all'inizio. Allora, vi porto un esempio personale. Io faccio la pedagogista, ma cioè, prima di fare la pedagogista sono un essere umano come tutti e sono... Oh, si è bloccato tutto? Che è successo? Si è bloccata l'aria? Ok. Dicevo, prima di essere una pedagogista sono assolutamente un essere umano. Io ho due figli, uno ha 13 anni e mezzo, uno ha 3 anni e mezzo. Quando è nato il grande, che avevo 20 anni, ma secondo voi? Cioè, questa era praticamente piena d'olio esausto, quindi con Vittorio io ho fatto i miei errori. E qui io dico, poveri primi figli, agnelli sacrificali delle nostre inconsapevolezze, dovremmo fare veramente delle associazioni, delle fondazioni per sostenere i primogeniti. I primogemiti li chiamerei, guarda. Quindi all'inizio era bella piena, piano piano l'ho iniziata a svuotare. Adesso è mezza vuota del passato. Amedeo, che è il mio secondo figlio, il terzo in realtà, io ne ho perso uno e mezzo, quindi comunque è il secondo figlio vivo che cresco,
Amedeo si trova con una mamma che Stoli esausto l'ha quasi terminato e quindi ha molta più pazienza. Amedeo ha 3 anni e mezzo, io con Amedeo non mi sono mai arrabbiata, non ho mai perso la pazienza, non ho mai alzato la voce, non l'ho mai minacciato, punito, mai. E non perché io stia facendo uno sforzo estremo, perché guardate, ascoltare questi corsi a voi vi darà degli strumenti che però a volte faticherete a mettere in campo. Voi dovete riuscire contemporaneamente a aumentare gli strumenti e diminuire la portata emotiva del vostro passato, se no quello strumento sarà faticosissimo. Come quelli che dicono, se faccio meditazione sto da Dio, ma se non la faccio sono un delirio. Cioè non è che devi avere uno strumento costante per gestire la quotidianità, tu devi anche acquisire una sorta di spontaneità, una sorta di naturalezza, che viene tanto più facile quanto più il tuo passato non ti possiede. Allora, adesso per motivi assolutamente di studio sto leggendo un libro su Padre Amort, che è un esorcista. Ilaria, guarda, non ti dico, perché sto studiando tutta una cosa per un progetto. E vabbè, perché adesso ho detto possessione, vieni posseduto. Secondo me il passato è proprio una forma di possessione. Cioè, noi veniamo posseduti dal nostro passato, o leggo Padre Amort non perché sono interessata, ma io perché credo in quelle cose, perché voglio, cioè, devo cercare di capire una cosa che riguarda la sfera infantile. Comunque, il nostro passato ci possiede e noi dobbiamo svuotarla. Per svuotare sta roba bisogna rientrare in empatia col bambino che siamo stati, recuperare la narrazione della nostra esperienza infantile. E quando dicevo il centro di compostaggio non esausta la nostra famiglia, perché noi dobbiamo andare lì. Cari genitori, questo è quello che io ho vissuto. Noi siamo grandi, grossi, coraggiosissimi, talmente coraggiosi che urliamo ai bambini, ma se io vi dicessi adesso domani andate dai vostri genitori, gli dite come vi siete sentiti da bambini, la metà di voi direbbero assolutamente no, non lo faccio. Perché vi viene paura? Perché noi abbiamo incamerato un senso di non ascolto, incomprensione, fragilità nel rapporto con i nostri genitori. Tutto questo si ripercuote nel rapporto con i nostri figli. Se c'è una cosa che i bambini, i nostri figli ci portano a galla, è il nostro rapporto con i nostri genitori, che lo vogliamo o meno. Quindi, consiglio per chi anche ora non c'è figli, fatevi un bel lavoro sulla vostra infanzia prima di rimanere incinte. Cioè, veramente vi renderete conto che vi svolterà la vita. Così come chi non l'ha fatto si rende conto di quanto impatta nella quotidianità quel non aver fatto un percorso, quel non aver saputo, ma non è che uno non l'ha fatto perché ha detto bah, a me non me ne frega niente, ma perché non lo sapevamo. Tante cose eravamo proprio, ne eravamo impreparati. Allora, qua guardo un attimo i commenti, Ilaria che stanno un casino. Allora, ecco. Emily ha 6 anni. Emily è tua figlia o Emily? Vabbè. Emily ha 6 anni, spesso piange, cioè non capivo se era tipo Emily, come parla, vabbè, perché mi sembra così strano che ci sono delle bambine che si chiamano Emily. Sai, Ilaria, quando io ero piccola non c'era nessuna bambina che si chiamava Emily, io non avevo mai incontrato nessun'altra bambina. E adesso che sono cresciuta a incontrare delle bambine che si chiamano Emily, a me sembra se tipo essere un rinoceronte bianco che incontra. No! Che non è un nome così strano, però non era diffuso. Emily ha 6 anni, spesso piange perché vorrebbe vedere la nonna tutti i giorni, quasi in modo morboso. Quando le dico oggi no, piange disperata. A volte faccio veramente fatica a gestire questo rapporto, perché a volte sento il bisogno di staccarmi un po', questa nonna quasi troppo presente. Qui, ad esempio, quello che tu porti a galla, Miriam, arriviamo a bisogni inascoltati peculiari. Allora, l'esempio della casa è bisogni inascoltati universali. Poi ci sono bisogni inascoltati specifici del bambino per il suo vissuto. A me, tu mi racconti questa cosa, ovviamente io non voglio fare l'oracolo di Delfi che spara così le risposte, però mi verrebbe da dire, cavolo, qui c'è assolutamente un lavoro da fare nel rapporto di voi genitori con questa nonna. Io non so se è una nonna paterna o materna, quindi non azzardo, però c'è un legame stretto tra la bambina e la nonna e bisogna capire come questa cosa è avvenuta. Le avete dato la bambina quando era molto piccola, quindi lei ha acquisito quasi un ruolo genitoriale nei confronti della bambina? Questa nonna ha perso un bambino e sta compensando quella perdita con la nipote? Quella nonna ha un senso di colpa verso i genitori e quindi di nuovo va a risarcire l'infanzia dei suoi figli attraverso la nipote? Spesso i nipoti rispondono
a queste chiamate inconsce, senza voce dei nonni. Quindi qui sarebbe da gestire un attimo la dinamica familiare. Che ne pensi, Ilaria? Condividi questa? Può essere. Sarebbe da conoscere la situazione familiare, sì. Sì. Cosa intendeva Miriam rispetto a Emily? Sì. Ci leggevo tra le righe una difficoltà di Miriam a gestire sta cosa e su quello sarebbe da stare, però sì, non c'è modo di dialogare, per cui non ha dato nessuna interpretazione. Ecco, sì, questo comunque per dire che è una dinamica, confermiamo entrambe che è una dinamica specifica, peculiare, che meriterebbe un'attenzione, un ascolto, confronto, perché questo qui non stiamo proprio parlando ovviamente dei capricci. Mi sento spesso dire che i bambini piccoli hanno bisogno di andare al nido perché gli fa bene per imparare le regole, l'autonomia e il rapporto con gli altri bambini. Tu cosa ne pensi? Qual è secondo te la miglior cosa per lo sviluppo del bambino? Qui stiamo andando un po' fuori tema, però ti rispondo perché non l'avevo letto in anticipo. Io credo che il nido sia un luogo bellissimo dove poter stare e sia acquisire una sperimentazione delle dinamiche extrafamiliari, ma non manderei un bambino al nido prima di sicuro non prima di un anno, ce lo manderei verso un anno e mezzo, due, e lo manderei in un nido, in un micro nido, in un nido famiglia, e eviterei come la morte i grandi nidi dove ci sono tanti bambini. Il nido è un'esperienza importante, ma da valutare molto, molto accuratamente, molto attentamente, perché ricordatevi che al nido i bambini non parlano. E non tutti gli insegnanti educatrici sono dei professionisti completamente sinceri e autentici. Dico questo non per dirvi picchiano i bambini, però io ho fatto tante volte formazione, anche supervisione nidi, e l'ho visti tante volte, i bambini lasciati sui seggioloni a piangere, i bambini vaganti che piangevano, nessuno che li ascoltava, ma a volte perché a queste educatrici impongono dei rapporti numerici che sono proprio irreali per quello che potrebbe essere un ascolto del bambino, quindi sì all'asilo, ma sceglietelo proprio bene, benissimo. Poi, qualche giorno fa all'asilo mi hanno detto che mio figlio era stato tutta la mattina senza trovare un gioco di interesse, era molto nervoso, aveva provato a graffiare e mordere gli altri bambini. Da cosa poteva derivare? Da un disagio vissuto a casa, al nido? Premetto che succede spesso che con i compagni sia un po' aggressivo. Questa è un'altra di quelle domande che meriterebbe una riflessione, insomma un confronto, un dialogo specifico per capire cosa quel bambino specifico in questo momento specifico sta in maniera specifica portando a galla in quello specifico contesto. Quindi ci sono talmente tante variabili precise che andrebbe un po' analizzato. Però io cerco sempre di adottare tutti i tuoi consigli e cerco di parlarci tanto. Succede davvero raramente, calzettoni. Sto facendo tanti esercizi e cerco di entrare in suo stato d'animo. Non riesco a capire perché sia nervoso. Stessi discorsi prima, sì. Allora, qua lui e Lu... Cos'è sta roba? Vabbè, cose... non capisco. Allora, continuano a scrivere cose assurde. Ecco. Una domanda, ma se la rabbia non viene mai espressa, non c'è rischio che i nostri figli imparino che ci siano emozioni che non bisogna provare a esprimere? La rabbia non è che non va espressa. Quando io prima, forse tu qui hai scritto quando parlavo di Amedeo, io non provo rabbia verso Amedeo. Cioè non è che non la esprimo perché non esiste, ma perché non sento rabbia verso un bambino che sta manifestando la sua infanzia. Cioè quando Amedeo ad esempio si impunta su delle cose, perché lo fa? Non vuole andare a dormire, non vuole fare certe cose. Io e Michele più che altro a volte sorridiamo, è carino, è tenero. A me fa tenerezza vedere un bambino che sta cercando di capire come funziona il mondo, che sta sperimentando le sue emozioni. Non riesco proprio a provare rabbia, non mi viene. Però Amedeo ad esempio mi vede che provo rabbia, perché, che ne so, ho vissuto delle situazioni lavorative che mi hanno ferita profondamente, mi ha visto che ero molto giù, mi ha visto che raccontavo al papà delle cose che mi facevano male, allora mi ha visto piangere, quando mi chiede glielo dico, sono arrabbiata per questo, mi sento ferita per questa cosa, mi sento delusa da questa situazione, quindi tutte le emozioni vengono espresse, manifestate, accolte, accompagnate, ma... non provo rabbia verso di lui, cioè io provo rabbia,
per delle cose che avvengono, ma non è lui a suscitarmela. Così come, adesso poi aggiungo, quando i bambini fanno i capricci, voi non state provando rabbia verso di loro, voi state provando rabbia verso voi stessi, che non avete gli strumenti per interpretare, per comprendere. E questo è proprio importante, che uno, anche se non riesce ancora a smettere di provare rabbia, intanto glielo comunichi al bambino: io mi sento impotente adesso, io mi sento fragile, io capisco che tu mi stai dicendo qualcosa, ma non sto riuscendo a capire, ed è tutta la mia responsabilità, scusami che non sto riuscendo, anzi mi dispiace che non sto riuscendo a darti ciò di cui hai bisogno. Questa anche è autenticità e sostegno. Ma allora, questa è bella, ma i nostri genitori rispondono che hanno sempre agito per il nostro bene. Ogni genitore ha agito per il bene, ma non sempre il bene corrisponde al meglio. Ilaria, volevi dire una cosa che ti stavi avvicinando? Sì, stavo pensando alle tante situazioni a scuola di insegnanti che dicono ai bambini: sono triste perché stai facendo il capriccio, sono triste perché non vieni, non metti in ordine. È veramente inflazionata sta abitudine, succede spesso, e lo vedo fare anche ai genitori che partecipano ai laboratori. Par ok, par normale, perché si è sempre usato dire: mi fa triste questa cosa, o non vedi come sono arrabbiata, non mi piace questa cosa. È abitudine, ma non è per niente buono, l'hai detto prima. Però mi va di dire che è tanto in voga, non era solo dei genitori. Lo si fa ancora e forse scappa senza neanche rendersene conto. Uno è dire che siamo in balia e che dipendiamo dai bambini che hanno il controllo sulle nostre emozioni. Uh-huh. E quindi deresponsabilizzarsi e invertire ruolo anche. I genitori che si fanno, ecco, spodestare dal loro ruolo e responsabilità e capacità di tenuta. E direi che ci sta quello che dicevi tu. Per carità, si può provare anche rabbia verso il bambino. Magari non ci rendiamo subito conto da dove viene quell'emozione grezza, però dopo sta serata si provi quantomeno a verbalizzare diversamente. Non sono arrabbiata perché tu non vieni, non ti metti le scarpe e fai capricci, ma sto facendo fatica. Mm-hmm. Sto facendo fatica. Questa cosa mi fa fare fatica. Ecco, questo. Per vari motivi, anche per non rischiare di far sviluppare al bambino un senso di onnipotenza sul genitore. Sì, che poi secondo me più che senso di onnipotenza il bambino costruisce proprio, certo si inverte il ruolo, però costruisce proprio paura. Ma se non c'è nessuno che mi tutela, che mi dà delle indicazioni, ma a me chi mi protegge? Ma chi c'è per me? Non c'è nessuno per me, è proprio un senso di solitudine poi che il bambino prova. Continuo un attimo con i commenti che qua si stanno sbizzarrendo. Il paragone con i miei genitori è costante da quando sono mamma, e più seguo e mi informo su questi temi più mi rendo conto di quello che hanno sbagliato come poveri. Pensa a quanti pochi strumenti hanno avuto a disposizione. Sì, hanno avuto pochi strumenti a disposizione, e l'importante è che comunque non ci mettiamo noi nella posizione di doverci prendere la responsabilità di quello che loro hanno fatto. Cioè, come figli noi dobbiamo rimanere nella nostra narrazione. Se noi riusciamo a dare sostegno, giustizia, empatia al bambino che siamo stati, che non è stato ascoltato, che è stato picchiato, punito, minacciato, centriamo l'empatia con lui e non nella giustificazione dei nostri genitori, che non significa che ti disprezzo, ma ti lascio a te le tue responsabilità, allora riusciamo ad evitare di ripetere queste cose con i nostri figli. Perché se noi andiamo a giustificare i nostri genitori, stiamo legittimando quelle azioni e le ripeteremo. Questo ci allontanerà di più dai nostri figli, perché sono comportamenti scorretti, uno, ma perché noi andiamo a reiterare la sofferenza infantile che abbiamo provato e ci allontaneremo da quel bambino che ce la ricorda. Poi... incomprensione e fragilità. Mia figlia di 2 anni e mezzo grida molto, a me fa diventare nervosa perché non capisco cosa mi sta chiedendo implicitamente, proprio come me non comprendevano le mie richieste implicite. Esatto, Giulia, l'hai fatto te, l'hai tracciato te il cerchio. È così. Dobbiamo partire
dalla nostra storia, quindi i miei genitori non comprendevano le mie richieste implicite. Ritorna quando eri tu bambina, cosa cercavi di dire, cosa non veniva compreso? Mi viene in mente rispetto a questa cosa che tua figlia grida molto, ti fa diventare nervosa. Allora, la sera, la notte, sai, Laria, con Michele io faccio questi corsi che si chiamano Quando dormono i bambini. A Michele con i vini e uniamo il suo essere esperto di vini con la pedagogia. Quindi alle 10 iniziano i corsi dove ti arriva la cassa di vino a casa, iniziamo a bere e tutti i papà presenti, perché non vogliamo sminuirvi, però quando c'è del buon vino ci siete. Allora durante questi corsi un papà interviene e dice: io mia figlia non la sopporto perché urla. E quando, ma perché lei urla? Urla perché dice che si vuole far sentire. Ah, e te cosa fai? Quando lei urla, io urlo forte. Ma te perché urli? Io urlo forte perché lei mi deve stare ad ascoltare, non può mica urlare. E allora io ho detto: ma vedi, cioè tu mi stai dicendo che per farti ascoltare da tua figlia le urli e che tua figlia per farsi ascoltare da te ti urla, quindi cioè dov'è il problema? Gli hai appena insegnato tu che per farci ascoltare bisogna urlare. E lui ci è rimasto del cavolo, non ci avevo pensato. Cioè a volte noi facciamo delle cose veramente, non ce ne rendiamo conto, quindi se una bambina grida tantissimo potrebbe, uno, veramente non sentirsi ascoltata e dover alzare il tono di voce per farsi percepire, due, potrebbe anche averlo acquisito come comportamento. I bambini sviluppano comportamenti sulla base dell'esposizione, la maggior parte dei loro comportamenti glieli insegniamo noi, che vogliamo o meno, che ce ne rendiamo conto o meno. Allora, mamma mia, quanti commenti, oddio. Allora, saltiamo qualcosa, va, perché sennò non finiamo più. Quando verso i 18 mesi piangono e urlano perché vogliono avere una cosa che non possono avere, come gestiamo il capriccio accogliendo e verbalizzando quello che ci vuole dire? Urlano. Altri consigli? No. Allora, il vostro obiettivo non deve essere farlo smettere di urlare o di piangere. Il vostro obiettivo deve essere far capire che noi abbiamo capito cosa ci vuole dire. E qui ritorna la bottiglia. Noi che siamo belli carichi dell'olio esausto, se i nostri figli ci iniziano a urlare, a piangere nelle orecchie, andiamo in tilt, perché quell'esperienza riattiva la nostra esperienza infantile. E allora quello che noi cerchiamo di mettere in campo è: devo risolvere la situazione. Ma noi non dobbiamo risolvere la situazione, noi dobbiamo capire. Capire qualcuno che sta male non significa che automaticamente quella persona smette di stare male. Prima vi facevo l'esempio del: ti chiama l'amica che si è lasciata col ragazzo. Cioè, se a me mi dà fastidio che piange, cercherò di distrarla, ma se io le inizio a ascoltare, lei forse piangerà ancora più forte. A volte ascoltare aumenta anche l'intensità della manifestazione. Quindi, se il bambino di 18 mesi piange perché vuole una cosa, io gli dovrei dire: tesoro mio, io lo capisco che sei in difficoltà. Facciamo un esempio. Il primo che mi viene, che l'ho visto fare 200.000 volte Amedeo, verso i 18 mesi, ma un po' prima anche, lo scopettone del water, ok? Io lo so che è interessante, che ti viene voglia di prenderlo e giocarci, ma non è un gioco e io non posso lasciartici giocare. Quindi io ti prendo e ti porto via. E Amedeo piange, oppure io rimango lì davanti e non te lo faccio toccare. Amedeo continuerà a piangere, io continuerò a dire: lo capisco, hai proprio ragione. È frustrante che non lo puoi prendere, stai sperimentando la frustrazione e io sono qui per sostenerti. Altri esempi con Amedeo, che è il figlio più piccolo, è fresco di ste robe, quando parlo dell'adolescenza ce ne avrei tantissimi su Vittorio. Amedeo non vuole sempre andare a letto all'ora che io e il papà abbiamo stabilito, non si vuole sempre lavare i denti e noi comunque a quell'ora lo portiamo a letto e gli laviamo i denti. Amedeo, anche se non vuoi lavare i denti, io te li devo davvero lavare. Mi dispiace, ma adesso dobbiamo lavarli. Amedeo a volte si mette a piangere. Io gli faccio anche un po' di ironia e dico: Amedeo, guarda, non voglio che ti senti preso in giro, però se tu piangi apri la bocca e mi stai dando una mano, quindi io intanto te li lavo. E io gli scherzo un po', dopo lui si tranquillizza, parliamo, ci abbracciamo. Però il mio obiettivo non è: io voglio che ti calmi, io ti ascolto, quindi hai ragione a indignarti se ti prendo in braccio e ti porto a letto, perché sto abusando del mio potere. Però è importante che in questo momento andiamo a letto. Io non sono qui per sentirmi dire: sì, mamma, va bene, mamma. Io sono qui per svolgere il mio ruolo genitoriale, che è accompagnare, sostenere la tua frustrazione e riconoscere le tue emozioni.
Quindi riconoscete sempre, verbalizzate sempre quello che loro vivono. Se vi manca qualche pezzo su questo, andatevi a rivedere la puntata dell'altra volta che era tutta sull'alfabetizzazione emotiva. Abbiamo parlato proprio in maniera specifica di questo. Sai, Emily, questa cosa che hai detto è importantissima. Io sento che quando fatichiamo a tollerare il pianto, la frustrazione dei figli, è perché stiamo cercando conferme. Stiamo facendo bene come mamma e come papà? Questa cosa qua andiamo a cercarcela in contesti, cioè, dal partner, in contesti tipo questo formativi, da chi può, da un adulto che possa darci un feedback, non dai bambini, perché non sempre, non è lì che ha senso che andiamo a cercarci. Il bambino che è compiacente non è un bambino che sta dando un feedback realistico della nostra efficacia genitoriale. Quindi c'è anche lasciare che i bambini esprimano la frustrazione e tollerarla, perché è un bisogno, è un massaggio il pianto. Il bambino che pianta singhiozzando si sta a modo suo massaggiando attraverso il suono e il respiro, e a volte rielabora anche robe vecchie del parto. Quindi ha un particolare vantaggio se il genitore mi lascia piangere e sbloccare, vado a sciogliere tantissime contratture muscolari che sono fisse a volte da anni, per cui il pianto tollerato e ben gestito è un toccasana. Sì, assolutamente. Sai, adesso dicevi le cose del parto, quando prima pensavo alle situazioni specifiche dei vissuti, mi veniva da fare questo esempio. Io non so se ti è mai capitato, ma di sicuro sì, ci sono dei bambini che odiano le costrizioni, che non vogliono essere messi negli ovetti, non vogliono le cinte, non vogliono le fasce, non vogliono i vestiti, non vogliono le mutande, tutto ciò che stringe, per loro è proprio una roba... Ah! Sì. Claudio, si è staccato l'audio. Adesso. Ora va. Ok, io ho fatto un'osservazione che non deve essere presa scientificamente, ma è solo un'osservazione su base empirica delle casistiche dei bambini incontrati in questi 10 anni. Io ho notato che tutti questi bambini, che hanno poi anche una difficoltà, tipo quelli che dicono tu non mi puoi comandare, che hanno quindi proprio difficoltà al adesso si fa sta roba, dobbiamo andare... a volte hanno questa storia del parto molto simile, cioè bambini che hanno vissuto una costrizione nel parto, o che sono stati sbattuti fuori, tipo manovre di Kristeller, oppure induzioni, cioè, o cesare, cioè non era ora e si è uscito, quindi non, hanno sentito che il loro tempo non è stato rispettato, o bambini che si sono incastrati tipo nel canale del parto, non riuscivano a uscire, cordoni, e quindi hanno sperimentato questa costrizione fisica del io devo andare, e sto corpo mi tiene, e attraverso queste loro, gli adulti dicono fanno i capricci, ma in realtà loro stanno proprio andando a rielaborare qualcosa del passato che attraverso una variabile del presente fa da detonazione, viene fuori qualcosa di molto antico. Sì. Saperlo può aiutare, quindi esatto. Lì possiamo capire, non c'è logica nelle cose che stanno succedendo, può anche essere lì una roba vecchia e il bambino non aspettiamoci che ce la spieghi. Se faccia la differenza questa sera per chi ha sentito questo, è una possibile interpretazione. È una possibile interpretazione, esatto. Sì. Torno a dire il gioco della culla con i teli, dove i bambini vengono raccolti e contenuti, ha particolare valore perché è un po' anche l'occasione di rivivere l'esperienza della essere contenuti nel pancione e poi uscirne. Quindi attenzione quando finisce la canzone, quando si scende dal trasportino, perché è la possibilità di vivere la gradualità dell'uscita e osservare se piace o non piace, che cosa ha vissuto sto bambino. Sì. Allora, vedo qua Monica che dice «So difficoltà a far pace con la mia bambina interiore, sarà difficile riuscire a essere una buona madre?» Non mi sento di dirti che non sarai una buona madre, innanzitutto. Però di sicuro mi viene a dirti che se fai fatica a far pace con la bambina interiore, potresti far fatica a far pace con la bambina esteriore che ogni giorno avrai davanti. Ti porterà a galla comunque questioni antiche, lo farà costantemente. E potrai essere una buona madre magari con tanto impegno, tanta fatica, tanto sforzo. Io mi sento di portarti la testimonianza personale e professionale che c'è una modalità molto più semplice. Affrontare i dolori è una grande via per la guarigione, non è doloroso, il dolore è solo l'inizio. Se tutte le donne smettessero di partorire perché fa un po' male, non ci sarebbe più vita. Se noi smettessimo di affrontare le cose perché fa un po' male,
stopperemo proprio una forma di guarigione, di crescita, di vita interiore. Quindi mi viene proprio un po' da incoraggiarti. Ce la puoi fare, è fattibile. Se gli errori ormai sono già stati fatti tutti, perché i figli hanno 6, 9, 11 anni, si può recuperare? Sì, sì, certo, si può sempre recuperare, sempre. Più il figlio è grande, più è un processo impegnativo, perché serve più tempo, più impegno, però si può sempre recuperare. Alice dice, la mia è così, niente costrizioni, cosa possiamo fare per migliorare questa situazione? Beh, se l'esempio è questo del parto che ho fatto, intanto partite raccontando il parto. Avevo fatto i primi incontri di questo percorso, proprio parlando del parto, della narrazione, del come queste emozioni i bambini se le portano dietro. Prova magari ad andarle a riguardare. Leggo un attimo gli ultimi, poi ci fermiamo, perché se no non ce la facciamo tutti. Allora, l'ascolto di una bambina di 6 anni, ovvero non fa mai la cosa detta la prima volta, da cosa può dipendere? Dalla mia infanzia? Io ricordo che in adolescenza ero molto ribelle, facevo quello che volevo senza ascolto. Come posso gestirla ora con mia figlia? Allora, tu stai portando una parte autobiografica sulla quale adesso non ti posso rispondere, perché anche qui, come ho detto prima, andrebbe un po' approfondita. Però ci sta che una bambina alla prima volta non ti ascolti sempre. Adesso andrebbe un po' contestualizzato, capito bene tutta la situazione. Però non mi sembra una situazione così strana, che una bambina di 6 anni, se le chiede di fare una cosa, non la esegue subito. Ecco, mi sembra anche abbastanza all'interno di un comportamento dei bambini. Olivia è così, incastrata nel canale, via cesare d'urgenza, guai a metterla nel letto da piccina. Ok, grazie per quello che state scrivendo. Gli altri tipi di bisogni inascoltati non universali, quali sono? Sono quelli che riguardano le situazioni specifiche del vissuto del bambino, come dicevamo adesso. Ogni bambino ha un vissuto che parte già da quando viene concepito, ma possiamo dire c'è anche tutto il vissuto genitoriale che comunque al bambino gli arriva. Quindi il vissuto del bambino lascia delle tracce emotive, delle tracce relazionali, delle tracce della percezione del mondo, e alcune situazioni che il bambino rivive possono riattivare quelle emozioni. Quindi il bisogno inascoltato, non universale ma specifico, va letto bambino per bambino. Cioè, quando il bambino ha una manifestazione eccessiva che noi non comprendiamo, dovremmo andarla sempre a leggere alla luce del vissuto del bambino. Adesso questo capitolo, anche a te ti invito magari ad andare a riguardare le prime lezioni, che lì un po' questa cosa la spieghiamo, ma poi la riprendiamo, perché adesso siamo arrivati alla fine e sarebbe molto estesa, ma vedrete che tanto abbiamo tanti incontri davanti e ci sono tutta una serie di pezzettini che vi aiuteranno a ricostruire un po' questo puzzle che sto dicendo. Ma Ilaria sta tirando fuori un libro. Te la ricordi? Nenia per la noce. Prima di andare a letto. È sempre il libro quello lì, Me la canti, che dicevamo, sì, prima? Sì. No, questo, sai, mi sa che eravamo concentrati. Mi ricordo quella della banana, quella di spaghetti. Sì, mi è venuta in mente questa quando decidi che ci salutiamo, come Nina Nanna. Ok, bella. Ce la canti? Ora? Siamo alla fine? Siamo alla fine, sì, adesso ci vediamo. Va bene, mi piace perché è un po', racchiude per me il messaggio che questa sera può accompagnarci nell'andare a letto. Noi custodiamo queste vite, siamo veramente come i grigni della noce che contengono e proteggono. E fa così. Sottoterra c'è una noce, chiusa a cuore nel suo guscio, come un dono in uno scrigno, un tesoro tra le mani. Le due mani in legno scuro la racchiudono segrete e le portano sostegno, quando ha fame, quando ha sete, e le cantano ogni sera le parole a loro care, aspettando primavera che la faccia germogliare. Noi ci siamo e ci saremo anche quando crescerai. Noi ci siamo e ci saremo, non ti lasceremo mai. Che bello!
Vogliamo Ilaria che ci canti tutte le mattine e tutte le sere. Che voce bella che hai. Ci fa bene, non ci lasceremo mai, magari anche no, perché dicevi che è tempo determinato. Ma magari una certa ora anche sì, dai. Possiamo fare una modifica. Sì, l'amore non ci lascerà mai, ecco, questo senso di abbondanza della vita. Sì. Bene, allora ci fermiamo. Grazie Ilaria per averci accompagnato anche questa sera. Grazie a voi, buonanotte. Buonanotte a tutti, ciao. Ciao. Ciao ciao.